Vuole chiudere al meglio questo 2016 la Fiorentina, che si prepara a vivere gli ultimi quattro delicati impegni dell'anno. Sì, perché dopo la trasferta di Baku, nella quale i Gigliati sono riusciti ad imporsi sugli azzeri del Karabakh ed a passare il turno di Europa League da primi del girone, i Viola vogliono ripetersi anche in campionato, dove tra oggi e giovedì 22 dicembre la squadra di Mister Sosa affronterà rispettivamente Sassuolo, Genoa, Lazio e Napoli. Un ultimo impegnativo ciclo di impegni allora per la Fiorentina, per tentare di chiudere più in alto in classifica questa prima parte di campionato, magari riavvicinandosi alle zone europee. Ed allora ecco che trova subito il primo ostacolo sulla sua strada la Viola, che al Franchi, oggi alle 19, sfiderà il Sassuolo di Eusebio Di Francesco. Vero, gli emiliani non se la passano benissimo, essendo stati eliminati dall'Europa League e galleggiando ad ora in quintultima posizione in classifica, ma l'ultima uscita, nella quindicesima giornata contro l'Empoli, nella quale i neroverdi si sono imposti per 3-0, e la fatica che fanno spesso i Gigliati tra le mura amiche, fanno accendere le sirene d'allarme alla Viola, che dovrà essere concentratissima stasera per riuscire a superare gli emiliani. Viola che scenderanno in campo con un 4-2-3-1, nel quale Sosa schiererà davanti a Tatarusanu una difesa composta da Salcedo, Gonzalo, Astori e Milic. A centrocampo, in regia, ci sarà Badel, con uno tra Borca, Valero e Vesino a sostenere il croato, mentre nessun dubbio per quanto riguarda la tre quarti di campo, che sarà composta da Teglio, Ilicic e Bernardeschi, con il solito Nicola Kalinic lì davanti a fare a sportellate con la retroguardia neroverde. Impegno da prendere con le pinze, dunque, quello di stasera per i ragazzi di Mister Sosa, che devono però provare a recuperare punti per la zona Europa, che se non è un miraggio, ad ora è sicuramente molto lontana dalla Fiorentina. Ciao Paolo, senti, sono tre partite in questa settimana, no? Compresa quella di domani, poi c'è la partita col Napoli, poi c'è la sosta. Lo puoi e lo vuoi considerare una sorta di mini campionato questo, per poi fare un bilancio a dicembre, oppure ti va di pensare partita dopo partita e così? Dobbiamo pensare partita dopo partita, da quando, già da un bel po' di tempo che diciamo che la importanza della continuità sia del nostro gioco sia dei risultati, e vogliamo essere molto più continui. Abbiamo l'opportunità domani di pensare a dar continuità a un buon risultato che abbiamo fatto in casa. Volevo chiedere una cosa sulla partita sul Sassuolo, perché mi pare che abbiano un po' sofferto l'Europa League, no? A giocare il giovedì, non erano abituati, tanti infortuni, hanno perso dei punti, quindi con la settimana invece hanno avuto una partita quasi un'amichevole. Se si aspetta un Sassuolo tipo quello dell'anno scorso? Su Sassuolo è una squadra che praticamente ha avuto due cambi di due giocatori, rimane con la stessa qualità, con gli stessi principi, con gli stessi concetti, con la stessa intensità. Mio collega l'ha detto anche durante la settimana, che si sente come squadra meglio quando gioca con le squadre che all'appartenenza cercano di giocare, cercano di giocare per vincere, che ha più difficoltà contro le squadre che abbassano il blocco e difendono, e quello è vero. Cioè, noi siamo una squadra che cerchiamo di vincere tutte le partite, dobbiamo avere un'intensità mentale di concentrazione, perché vi ho detto già anche, e questo succede ogni volta che caliamo un po' di intensità, tutti gli errori individuali o collettivi si fanno pagare caro. Per questo dobbiamo evitare al massimo quello, e dobbiamo continuare a produrre, a creare il numero di opportunità che stiamo creando ogni partita per vincere, essendo effettivi, come spero che ci possa permettere dopo alla fine fare più gol che i nostri avversari e vincere. Che partita si aspetta? Ovviamente qualcosa già l'aveva detto, e poi ci dobbiamo aspettare invece noi una Fiorentina votata molto all'attacco, così come è successo contro il Palermo, oppure pensa a qualcosa di diverso? No, abbiamo la possibilità di, cioè, la squadra deve essere votata sempre all'attacco. Dopo gli interpreti possono essere differenti, però come mentalità deve essere la stessa. Dobbiamo creare, sappiamo che abbiamo bisogno di creare molto di più per concretare e riuscire a vincere.
mi aspetto una partita difficile, una partita che una squadra che difende bene, che è aggressiva, che combina bene, cioè, diversi blocchi difensivi sia alti sia bassi, ben organizzate, buona fisicità, buon gioco aereo, velocità sul reparto principalmente offensivo, buone transizioni. Per questo mi aspetto che noi dobbiamo fare la nostra partita come noi sappiamo fare, con una molta qualità individuale di prese di decisione, velocità nel nostro gioco, creare e essere la giornata più effettiva che noi possiamo avere per essere concreti, fare i gol che ci permettono di vincere la partita.